La felicità, la difesa giallo-nere contro il gioco collettivo rosso-blu. Qual sarà il tema principale secondo te? Qui sai, abbiamo visto un Calvisano tornato alla ribalta. Ricordiamo che all'inizio del campionato a un certo punto Calvisano quinto, Rovigo sesto, poi piano piano. Ad innescare la corsa di De Santis fa buona guardia Massimo Cioffi, prova a muovere le gambe il Beneventano, attacca la linea, mette giù il pallone, cerca di presentare Alberto Chillone, Matteo Canali. Ben impiegato. Gli impatti saranno importanti, abbiamo visto ottime cose anche la settimana scorsa tra Calvisano e Petrarca, quindi bisogna stare molto attenti. Momberg riesce ad eludere l'intervento difensivo del Calvisano, prova ancora Rovigo con Giuliani Berra, lo floda, tutto buono per Mitrea, vediamo Diego Ante, se ne va, in realtà c'è un in avanti. Scelto la sua rincorsa, lui che è genovese, sembra ben indirizzata sulle bandierine. Al secondo tentativo che realizza, brutta palla, Cioffi in due tempi, la perde indietro, vediamo Massimo Cioffi lo decide di fare, gli step come sempre elettrici del Sannita, la sua seconda stagione a Rovigo. Chillon vede un varco, ci si infila immediatamente, prova a fare strada, fa strada Alberto Chillon, l'esperienza del mediano di Mischia, Gianmarco Viana, Julien Niber, palla a disposizione Viana per Maestorovic, sale la pressione del Calvisano, Mantelli ritorna su se stesso, Diego Ante fa quel passo che taglia fuori direttamente il possibile intercetto da parte di Martani, Mantelli va a attaccare lui in due sul numero 10 rosso-blu, allora Chillon, riutilizzo Rodigino, Momberg, Edo Lubian messo giù da De Santis, Rovigo che non riesce ad accelerare, non riesce a prendere quel ritmo e quella velocità che ha messo in difficoltà tutte le squadre in questo campionato. Bravissimo Calvisano dal punto di vista difensivo, Antonio. Sì, è proprio questo è l'aspetto buono di Calvisano fino adesso, che proprio ha capito quali possono essere le cose che possono mettere in difficoltà a Rovigo e le sta facendo veramente bene, slegando di fatto il sistema di gioco rosso-blu. C'è un vantaggio rosso-blu, attenzione, Rovigo che si muove, può far male, arriva il placcaggio di Pescetto su Dennis Maestorovic, il pallone è ancora buono, è ancora vantaggio, Reves Pass che non arriva a terminale. Allora, Rovigo che gioca velocemente, tap kick, non si cerca la touche, si gioca, si va, si mette in difficoltà il Calvisano perché deve rispettare i 10 metri, ancora gioca velocemente con Diego Antel. Tentano sempre di salire quell'attimo primo i giocatori Calvisano alla ricerca dell'intercetto nel mettersi tra passatore e ricevitore. Il Calvisano più potente. Per quanto riguarda Rovigo possono essere la chiave del dominio su Calvisano, mentre la fisicità di Calvisano ovviamente se ha il sopravvento in questa fase di cui parlavamo prima, di piccole battaglie, diventa un problema poi saperlo difendere. Bel possesso da parte di Fischetti, seconda linea d'attacco con Chiesa che va a attaccare Van Fune, si toglie dagli impicci. La corsa di Enrico Lucchini, un angolo stupendo, la meta di Enrico Lucchini del Calvisano. Che sono arrivate le partite dove puoi capire effettivamente tutto quello che hai fatto fino adesso, quindi vediamo un po' quali saranno gli atteggiamenti. Parte Chillone, Diego Antel, Enrico Lucchini prova a imbragarlo. Arrivano i sostegni da parte dei Rodigini ancora nel senso con Matteo Ferro che attacca lui. E ben placato da Casiglio. Per cui Rovigo con un'altra possibilità, Thor Alvorsen cerca di spostarsi rispetto all'area di placcaggio dell'avversario Calvino. Palla lentissima con Diego Antel che finta, ma Van Furen gli si presenta davanti. I 198 centimetri. Un vantaggio del giocatore di East London, Chillon. C'è un vantaggio rosso-blu, Vunisa, le mani di Andreotti in questo caso. La pulizia, Mantelli, Jacques Momberg, la palla che arriva a Dennis Maestorovic, la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta in mezzo ai pali, 27esimo, arrivano 11-10, quindi la reazione calvina dopo la meta, pare Dennis buono. Maestorovic, è buono, il piede del genovese, posizione non difficile, sulle bandierine, Alvorsen a proteggere la continuità, il passaggio arriva a Leo Mantelli, sale direttamente Van Zyl, non badano a coprire la profondità, ci prova Massimo Cioffi invece a mettere in difficoltà la squadra calvina, il pop per Marcello Angelini, prova ad andare lui, una palla difficile da gestire, tutto regolare secondo la terna arbitrale, miracolo di Lubian che è andato a prendersi un pallone incredibile, ancora Cioffi,
riesce a mettere in difficoltà il calvisano Cioffi. Nico D'Amico, la forza del pilone destro bolognese, rischio turnover. Cercano il choke tackle proprio perché D'Amico è andato a contatto stando alto, per cui Viana punta Lucchina. Arrivo nei 22 contro Rack, vedi, c'è vantaggio però per un laterale di Chiesa, bravo laterale. Bravo Andrea che l'hai visto. Nico D'Amico stavolta bassissimo, ha imparato la lezione. Il calcio di punizione in fuori di Rovigo che andrà sicuramente per i pali, andrà sicuramente, aspettiamo, adesso vediamo perché Matteo Ferro dice pali, per cui Lea Mantelli, intanto Lea Mantelli si è ristabilito, è la cosa più importante perché avevo visto molto male la situazione precedente sul placcaggio di Andreotti. Andreotti che ha messo, giocano gioca, attenzione, con lo stesso Mantelli. Non si può mai stare sereni con Rovigo di Casellato. Thor Halvorsen riesce a far strada Matteo Ferro, la meta del Rovigo. Idee, visto il dominio espresso fino adesso. Alberto Chillona va subito a innescare Edo Lubian, Leo Mantelli, il sinistro di Diego Antl ad esplorare al piede Vunisa. La presa del... la calcia, la passa. del numero 8 Calvino, ritornato a Calvisano quest'anno dopo l'esperienza alle Zebre, ai Saracens, ai Warriors. Prova dall'altro lato il Calvisano a debordare e riesce a rompere il primo placcaggio, quello di Angelini. Garrido Fischetti. Gran partita, Fischetti. Eh sì. Quando si tratta di portare avanti il pallone, Danilo Fischetti è sempre un giocatore da tenere sott'occhio. Grande capacità le sue. Gli step di Van Zyl. Attenzione, Garrido semina il panico, il sostegno. E arriva la meta, forse al Calvisano. No! Alla fine arriva, sì, arriva la segnatura da parte del... Quando si torna a casa, dopo aver fatto un po' di esperienza in giro, si ha sempre voglia di... Finta primo blocco, prova a saltare. Bravo Viana a togliere proprio quel millesimo al contest aereo da parte di Calvisano. C'è un vantaggio del Rovigo, vediamo come gestisce questa giocata gratuita la squadra rossoblu con Matteo Ferro insieme a Momberg. Mantelli, il cross kick fuori per Angelini, il pallone taglia fuori la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Lavoro lì vicino al gruppamento sul piede destro di Leo Mantelli, una trasformazione non semplice. L'acquaglio dice sì. Arriva il calcio del numero 10 Calvino sulle bandierine. Questo match lo sarà sicuramente. Nel frattempo Pescetto prova la trasformazione e potrebbe esserci sulle bandierine ancora. E attenzione a questo perché Van Zyl ha le capacità atletiche. E questo è un rimbalzo che potrebbe agevolare Calvisano. Un gioco al piede a parte di De Santis che riceve da Lucchina, palla fuori. Aia. E questa arriva la meta del Calvisano. Situazione del gioco rotto, situazione fortuita, ma arriva. Risalire la china, vediamo Pescetto se infila anche stavolta. Non entra. Per quanto riguarda i playoff, buona la spinta del Rovigo, però in questo momento calcio di punizione fuori da FMCZ Rugby Rovigo Delta. Piva chiama subito il pallone. Attenzione, attenzione, attenzione. Vediamo cosa è successo, perché Mitrea chiama sé Matteo Ferro. Liperini rientra in campo. Vunisa ride. Momberg è chiamato insieme a Matteo Ferro. Gli gira il calcio. Probabilmente sì. Cartellino giallo Matteo Ferro. È girato il calcio. Eccola qua. Finisce qui la partita e Calvisano batte Rovigo 35-24. Possibilità per Rovigo che all'ultimo possesso di trovare il bonus. Non c'è riuscito.